Signore e signori, questa sera direttamente ai Glory Hall, DJ Marco Liz. Ciao Marco, benvenuto qui al Plettro Glory Hall, è per noi un immenso piacere in quanto con una carriera di oltre 20 anni rappresenti un esempio per tutti i più giovani come DJ, come produttore musicale. Basta ascoltare alcune delle tue song come Back to the Beat o Walk on Fire per ascoltare la grande qualità della tua musica. Ecco Marco, ma come inizia una tua traccia musicale? Da un beat, da un example? Spiegaci un po'. Potrebbe a volte cominciare da un campione, da un suono che sento, magari un synth nuovo. Tante volte comincio con la cassa e da lì poi sviluppo tutto il resto. Marco, l'evento della tecnologia ha invaso anche il mondo della musica cambiando il modo di produrla. Ecco, quali sono gli aspetti positivi e negativi di tutto ciò? Ma negativi non ne vedo finora. Positivi, se vogliamo, il fatto che ci sono molti talenti che adesso hanno la possibilità di potersi esprimere, appunto perché la tecnologia è sempre più evoluta, sempre meno costosa, quindi volendo con un semplice computer portatile uno può realizzare un pezzo finito, come ce ne sono molti giovani produttori che fanno dei pezzi che sono dei capolavori. Ecco, ma dimmi la verità, ti manca un po' il vecchio modo di fare musica? La limitazione è uno stimolo per la creatività, quindi il fatto di, come nel passato, avere delle limitazioni per quanto riguarda l'hardware, piuttosto dei programmi, in qualche modo ti stimolava a sfruttare al meglio quello che avevi. Adesso il fatto di avere virtualmente tutto a disposizione ti limita un po', è un paradosso, però credo sia così. Marco, tu hai collaborato con tantissimi artisti italiani e anche stranieri. Ricordiamo Sam Paganini, Michael Gray, Chris Lake, con cui nel 2010 ha realizzato l'album Cross the Line, che ha avuto un grande successo nella musica house. Beh, certo, certamente. Ecco, ma come è nata questa collaborazione fra Treviso e Londra? Beh, in modo casuale e particolare. Era il 2007 quando un mio remix per i My Digital Enemy Wasted era appena uscito. Io ogni volta, come fanno tutti del resto, controllo su Google l'andamento dei miei pezzi. Vidi la playlist di Chris Lake sulla radio BBC One. Chris Lake era un nome che già avevo sentito, quindi un nome famoso a BBC One, la radio numero uno con il programma di P-Tong per questo settore. E quindi cercai di mettermi in contatto con lui per ringraziarlo. All'epoca c'era MySpace, gli mandai un commento, ma sai, con quella chissà che se poi mi risponderà. Mi rispose dicendo che era, se non il suo pezzo preferito, uno dei suoi pezzi preferiti del momento. Esatto, da lì siamo rimasti in contatto. Poi lui ha un'etichetta, la Resi Music, e all'epoca niente, mi chiese se avevo dei pezzi da fargli sentire per pubblicare eventualmente nella sua label. E gli mandai Speechless. Con quella, Speechless è stato il primo disco mio sulla sua etichetta, e dove appunto necessitava di un cantato. Lui ha la moglie cantante, e da lì è nato, diciamo, l'idea di andare su a Londra a conoscerlo e registrare il pezzo. Poi da cosa è nata cosa, i primi due pezzi, Violins e la tromba. Da lì il progetto di realizzare un album. Nel 2010 è appunto uscito Cross the Line, che ha avuto un grandissimo successo. Ecco Marco, in quali altre collaborazioni per te sono state significative nel corso della tua carriera musicale? Beh, indubbiamente tutte. Quella con Michael Gray, uno dei miei miti da quando ho fatto I Love America nel 96, dove poi mi chiese di fargli il remix, che per me fu una soddisfazione immensa. Poi i Proc & Fitch, con i quali ho realizzato il primo singolo quest'anno, è uscito a giugno, e il prossimo è di imminente uscita, spero entro l'anno, con un remix anche di DJ PP. E le gemelle Nervo, abbiamo fatto un pezzo assieme, e Funkerman è l'ultimo, e praticamente abbiamo cominciato questa collaborazione, è nata ad Amsterdam con l'ADE, che è la convention mondiale del settore, e poi altre che comunque si svilupperanno nel 2013, ma di cui adesso ancora non voglio parlare. Marco, grazie ai tuoi DJ set hai avuto l'opportunità di suonare nei club più belli d'Europa e anche in America. Ricordiamo il set di Miami, il Proud 2 di Londra, il Minister of Sound, l'Amnesia di Ibiza. Ecco,
quali sono le differenze sostanziali tra i club italiani e quelli stranieri? Guarda, quello per la mia esperienza personale ovviamente, ho trovato un interesse maggiore per la musica all'estero rispetto a quello che ho potuto trovare in alcuni locali italiani. Un maggior dettaglio per quanto riguarda il sound system, una ricerca appunto per proporre la musica nel miglior modo possibile. Sicuramente c'è un approccio diverso della musica all'estero, questo mi sembra un po' di capire. Un maggiore coinvolgimento da parte del pubblico per la musica in generale, per la ricerca musicale. Marco, in questi ultimi anni sembra che un DJ debba necessariamente essere o commerciale o underground. Che direzione sta prendendo la musica nei club? Questa è una domanda non facile da cui rispondere. Sembra da un lato che si stia muovendo verso l'elettro commerciale, magari questo è più fenomeno americano. In Europa va molto la deep house, la techno o la tech house. Comunque hai ragione tu nel dire che le vie di mezzo è sempre più difficile non trovarle. Esistono più, non sembra. Esistono più, o c'è il locale ultra commerciale o ultra underground. Speriamo che nel 2013 le cose cambino, ritornino un po' a quello che era il 2011 o 2010. Per previsioni di generi, ripeto, non è facile dare una risposta. Io seguo l'istinto, quello che è la mia sensazione, certo, volta per volta, per senso, le mie produzioni. Senso. Cerco sempre di mantenere una mia identità, che è una cosa molto importante. Marco, attualmente sei impegnato nella trasmissione radiofonica Inda Club per Radio 105, ma so che la radio ha fatto parte comunque del tuo passato. Sì. Come è nata questa collaborazione? È sempre stato un mondo che mi ha molto affascinato, la radio. Si parla di quando avevo 16 o 17 anni, che per entrare nelle grazie di allora Radio Luna, la radio locale della mia città. Radio Luna, ricordiamolo. Esatto. Andavo lì a farmi fare le cassette dal DJ, oppure andavo lì. Questa è una cosa che veramente sanno in pochissimi. C'era un'agenzia di pubblicità all'interno della radio, sì, e a 16 anni mi fece assumere, diciamo, per un lavoro stagionale per la distribuzione dei volantini, pur di riuscire ad entrare in radio. E cosa non si e fa? Pian pianino sai da cosa nasce cosa. Cosa non si fa, gli esordi. Esatto. Poi da lì ho cominciato a fare i primi mixati su Radio Luna, le cassettine settimanali. Poi la radio purtroppo nel 98 mi sembra chiuse, e quindi rimasi orfano di Radio Luna. Però un bel bagaglio. Con un bel bagaglio, sì, indubbiamente sì, una bellissima esperienza. Ho conosciuto Andrea Belli, il direttore di 105 Inda Club, che saluto. Ciao Andrea. E da lì è nata l'amicizia, e così lui appunto è il direttore di questo programma. Cominciamo a dargli i primi mixati, adesso circa una volta al mese regolarmente un mio mixato passa o di venerdì o di sabato. E lì sei un loro ospite, vero? Sì, io e molti altri DJ internazionali ovviamente. Poi per quanto riguarda l'estero, ci sono è un po', non ho delle collaborazioni fisse, nel senso che le varie radio internazionali, sia diciamo FM sia digital radio, quindi il fenomeno che negli ultimi anni è esploso, le radio che puoi ascoltare via internet fondamentalmente, le web radio mi contattano per chiedere se possono passare il mio mixato nel loro programma o nel loro podcast. Quindi è una cosa molto interessante, che secondo me aiuta molto ad aumentare la visibilità tra gli ascoltatori. E noi ti facciamo un grande in bocca al lupo, Marco. È stato per noi un immenso piacere averti come intervista qui e come nostro ospite al Glory Hall Plettro, ricordiamolo. A te la parola, Marco. E invito tutti gli ascoltatori a visitare il mio sito www.marcolis.com, dove potrete trovare tutti i collegamenti ai miei social. E tanta buona musica. Io vi ringrazio, un saluto da Ev e Marco Lis. Ciao.